Oleg Mandić è arrivato a Torino per il Salone Internazionale del Libro e tra poco incontrerà centinaia di giovani. Cosa raccontiamo a questi bambini di un'esperienza che lei ha avuto da bambino, che ha segnato la sua vita, che le ha consentito però di portare un messaggio internazionale? Guardi, bisogna riuscire a riconoscere il male, non per piangerci sopra, ma per trovare qualche elemento di buono sul quale coltivare il futuro. E questa è la prima formula. La seconda è se sei stato tu ad essere dunque sfortunatamente toccato da questo male, allora devi essere conscio di questo, devi valutare questo male. Se questo male, come nel mio caso, era talmente male che io all'età di 14 anni non sono riuscito, cioè non sono riuscito a immaginarmi un altro male che sarebbe più grande di questo, ergo ho capito che di male non mi succederà nulla, perché tutto il resto della mia vita sarà un bene. Perché il male non è male di per sé stesso. Il male è perché tu lo consideri un male. E quando trovi l'uscita di questo, succederà come a me, che all'età di 14 anni ho capito che niente di più male, che un male più grosso di quello lì mi potrà succedere. Ed ho avuto una bellissima vita. Perché? Perché all'inizio di tutto c'era Auschwitz. E io ringrazio ad Auschwitz per avermi concesso questa vita. Si fa per dire. Però bisogna impostarla in questo modo. E se la imposti in questo modo, ognuno potrà trarne i suoi vantaggi.